mostra a San Gimignano Icons del fotografo Eliot Irwitt. Ospite di Musa People, il cantautore Davide Banculini. In programmazione nelle sale italiane Un ragazzo d'oro, l'ultimo film di Pupi Avati. L'autrice della settimana è Barbara Frale, che ci parla del suo ultimo romanzo. Ben ritrovati a una nuova puntata del Musa TV. Agli scatti del fotografo americano Eliot Irwitt è dedicata la mostra Icons a San Gimignano. Vediamo il nostro servizio. Ha realizzato alcune delle immagini più famose di Marilyn Monroe e Jackie Kennedy, ma ha ritratto anche personaggi storici come Che Guevara, Richard Nixon e Nikita Khrushchev. Il suo genio creativo si è divertito a immortalare cani di tutte le taglie, di tutti gli status sociali, con humor, delicatezza e sapiente esperienza. Ora San Gimignano ospita fino al 2 di novembre la mostra Icons di Eliot Irwitt. L'esposizione ripercorre la carriera e i temi principali della poetica del grande fotografo e artista americano attraverso 42 scatti da lui stesso selezionati come i più rappresentativi della sua produzione artistica. È inoltre esposta una serie di 9 autoritratti esclusivi di questa mostra che costituiscono un evento nell'evento e potrebbero essere considerati l'origine dei selfie dei giorni nostri. Eliot Irwitt, al secolo Elio Romano Irwitz, è un fotografo francese specializzato in fotografia pubblicitaria e documentaria, noto per i suoi scatti in bianco e nero che ritraggono situazioni ironiche ed assurde di tutti i giorni. È un agente della CIA, angelo custode di una ragazza nelle mani della mafia russa. Denzel Washington era a Roma per presentare il suo ultimo film. Noi c'eravamo. Il vecchio ha incontrato il suo più grande avversario quando pensava di aver chiuso quel capitolo. Perché non l'ha lasciato andare allora? Denzel Washington è The Equalizer, il Vendicatore, nelle sale italiane del 9 ottobre per Warner Bros. In questo film l'attore americano ritrova in regia quell'Antoine Foucault con cui 13 anni fa girò Training Day, per il quale vinse un premio Oscar. Denzel Washington a Roma ha presentato il film insieme al regista, sottolineando che il suo lavoro lo prende molto sul serio, a differenza di quanto fa con se stesso. «Voglio fare un buon lavoro perché spero sempre», ha detto, «che la gente riesca a godere di un bello spettacolo quando va al cinema, visto che oggi come oggi non è facile nemmeno trovare i soldi per andarci». Ehi nonno, scommetto che non spingevi i carrelli all'altro lavoro, eh? Indovinato. Il film Washington è un gran lavoratore, solitario, metodico. Un uomo che crede di essersi lasciato alle spalle un passato complicato, ma la sua vita tranquilla viene investita quando una giovane prostituta che conosce viene picchiata selvaggiamente da alcuni malavitosi russi. L'uomo esce da quel letargo che si era imposto e rispolvera le doti del tempo che fu. In sostanza si trasforma in un giustiziere. 19 secondi. Contro il protagonista una gang di malavitosi russi. Un'allusione alla tensione che c'è fra USA e Russia in questo momento? Lui risponde sorridendo: è solo un film. Un uomo che ha quelle capacità. Voglio sapere chi è davvero. Ted Neely, Yvonne Elliman e Barry Dennen, insieme dopo 41 anni, per vestire i panni di Gesù, Maddalena e Ponzio Pilato sulle celebri note di Jesus Christ Superstar, ma questa volta sul palco del Teatro Sistina di Roma. Dopo 41 anni, i protagonisti del musical per antonomasia Jesus Christ Superstar tornano a recitare insieme, una magia che ha dietro un regista tenace e determinato, Massimo Romeo Piparo, attuale direttore del Teatro Sistina, dove la reunion fra Ted Neely, Yvonne Elliman e Barry Dennen ha debuttato il 19 settembre per restare in scena fino al 28 del mese, seconda tappa all'Arena di Verona il 12 ottobre. L'evento è di quelli che restano negli annali, tanto che agli inglesi sembra davvero far gola. Jesus Christ Superstar, 20 anni dopo, finalmente arriva una versione, un'edizione molto molto grande, molto molto forte per noi, perché finalmente abbiamo avuto un riconoscimento anche da Londra, dagli autori, dalla società degli autori di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, che verranno a vedere questa edizione della reunion col cast del film, e si sta già parlando di un tour europeo con la produzione italiana, quindi finalmente riusciamo anche noi a rompere il muro degli anglosassoni. Jesus Christ Superstar continua così a sedurre da oltre 8 lustri. Jesus Christ Superstar non smette mai di appassionare, è uno spettacolo, un'opera che, pur parlando di una storia che tutti conosciamo, trova sempre degli spunti di attualità e di novità.
uno tra tutti quel messaggio di pace che ha sempre lanciato sia negli anni 70 quando è venuta fuori l'opera, perché erano anni di guerra del Vietnam. Negli anni le guerre non sono mai terminate e ogni anno, ahimè, le devo aggiornare. Nel 2001 completavamo con l'immagine triste delle Torri Gemelle, che oggi invece è retrocessa in 30ª posizione e 9 altre ne seguono. Quindi questo purtroppo messaggio di redenzione dell'umanità non arriva mai al suo compimento e forse renderà Jesus Christ Superstar eterno. Da Milano a Roma tra musica e teatro. L'autore Davide Banculini parla del suo primo album Sognando Sanremo, ma alle sue condizioni. Sentiamolo ai microfoni del nostro Musa People. Per scegliere il proprio destino e mettersi in viaggio. Il teatro, Roma, l'amore, la vita e naturalmente la musica sono i demoni buoni di Davide Banculini, milanese di nascita e romano d'adozione, che affronta il tema della felicità in tutte le sue declinazioni nel suo primo disco, dal titolo evocativo Eudaimonia. Eudaimonia, così, perché è una, diciamo, significa felicità, è una parola greca, è una delle definizioni che i filosofi hanno dato di felicità ed è una definizione che a me è piaciuta molto, perché si tratta in pratica trovare e realizzare il proprio demone buono. Senza di te sto bene. Un bisogno di esprimersi attraverso l'arte, quello di Davide, partito dal teatro, il suo primo amore. Sicuramente il teatro mi ha dato tanto, però poi in realtà la strada del teatro e della musica si sono incrociati, perché gli incontri decisivi per la mia, diciamo, carriera di musicista, di cantautore, sono avvenuti attraverso il teatro, perché comunque proprio le persone che ho incontrato le ho incontrate in questo ambito. Senti, però poi la musica, diciamo che ha preso la parte maggiore del tuo cuore. Sì, assolutamente, o forse ce l'ha sempre avuta, ma non me ne ero mai accorto fino in fondo. Alla musica hai dedicato anche una canzone. Sì. Vivo perché canto, canto per te, vivo. Roma è la città che lo ha accolto, ha stimolato la sua creatività e alla città eterna ha dedicato una delle tracce del suo album. Sono venuto a Roma per altri motivi, ma credo di aver capito proprio il vero motivo per cui sono qui quando ho iniziato a fare questo disco. Scegliere il proprio destino. E passiamo al cinema per parlare di Un ragazzo d'oro, il film di Pupi Avati nelle sale italiane. Vediamo il servizio. Mi dispiace, ma guardi, lei ha talento, si fidi di me. Ha il talento necessario a raccontare una grande storia. Esce nelle sale italiane Un ragazzo d'oro per la regia di Pupi Avati. Davide Bias scrive racconti brevi e conta i passi che lo separano dall'alienazione. Uno stato di disagio che reprime con gli psicofarmaci e gestisce una fidanzata confusa e un lavoro da creativo in un'agenzia pubblicitaria. Figlio di Achille Bias, uno sceneggiatore di B-Movie, Davide non riesce a doppiare suo padre, che muore all'improvviso in un incidente automobilistico. Si scopre poi che si tratta di un suicidio. Lei è l'unica persona che abbia la possibilità di farlo. Mi ha lasciato una cosa molto importante da fare. Una cosa che posso fare solo io. Mi fai paura. Il ragazzo, interpretato da Riccardo Scamarcio, tenta allora di farne pubblicare il romanzo autobiografico Lasciato incompiuto, nel quale l'uomo racconta il mondo cinematografico e culturale romano che l'ha rifiutato. Al romanzo però manca il finale e il figlio decide di trovarne uno affinché possa proporlo ad un editore. Partito per Roma, il giovane finirà per trascurare la fidanzata, Cristiana Capotondi, e per perdere la testa per un'ex attrice reinventatasi editrice interpretata da Sharon Stone. È il momento del box office di questo fine settimana. Tartarughe Ninja senza rivali al botteghino. Il film ottiene un primo posto nel weekend incassando 1.671.000 euro. Resiste al secondo posto Sex Tape, finiti in rete. La commedia con Cameron Diaz e Jason Segel incassa 693.000 euro. Dopo 2 settimane in testa al box office scende al terzo posto il film Colpa delle stelle con 602.000 euro. L'autrice della settimana è Barbara Frale, che ci parla del suo romanzo Respice Arcanum, il Papa.
La saga Respice Arcanum racconta la storia medievale desunta dalle fonti. È lo scontro fra Papa Bonifacio VIII e il re di Francia Filippo il Bello, fra la Chiesa e lo Stato laico, che porterà quindi alla nascita dello Stato moderno e allo schiaffo di Anagni. La vicenda era talmente avvincente che mi è piaciuto raccontarla come un romanzo e la trama è questa. Arnaldo da Villanova, grande alchimista e medico di Papa Bonifacio, intuisce la disgrazia che sta per colpire il Papa e l'aggressione che subirà ad opera del re di Francia. Allora crea un incantesimo legando il sovrano arrogante a una fattura d'amore. Si innamorerà dell'ingenua e bellissima nipote di Papa Bonifacio e allora il re sarà dinanzi a un dilemma: o rinuncerà ad aggredire il Papa oppure Maddalena lo odierà per sempre. E ora spazio alla lettura, vediamo insieme qualche titolo in uscita. La resilienza è la capacità di un corpo di resistere a un urto improvviso senza spezzarsi. Sul tema si trova a riflettere Alex, giovane vietnamita che si divide tra studio, il lavoro e il figlio Bruno. È Hanoi, di Adriana Lisboa. Sul pianeta Terra è tempo di contare i sopravvissuti al diluvio senz'acqua, il devastante flagello scatenato dall'azione sconsiderata dell'uomo, illuso di poter controllare la propria esistenza abusando della scienza. Margaret Atwood scrive L'altro inizio. Clara studia storia della psicanalisi. La sera, seduta in cucina, rimane sveglia fino a tardi ad analizzare i casi delle grandi isteriche e le cronache del rapporto con i medici che le ebbero in cura. È Il lato oscuro del cuore, l'ultimo libro di Corrado Augias. Ed ora passiamo ai principali appuntamenti con la musica e il teatro. Amore, tradimento, menzogna ed equivoco si incontrano sul palco nel debutto a Roma il 30 settembre di Uscirò dalla tua vita in taxi, commedia comica per l'adattamento e regia di Pino Amendola, al Teatro Ghione fino al 12 ottobre. Il trio Fabri Silvestri Gazzè in tour per presentare Il padrone della festa. I tre artisti saranno il 14 novembre a Rimini allo Stadium 105, il 15 novembre a Pescara al Palasport Giovanni Paolo II e il 18 e 19 novembre a Roma al Pala Lottomatica. Ed ora i principali appuntamenti con l'arte. Con oltre 150 opere, il Chiostro del Bramante di Roma ospita fino al 22 febbraio una grande mostra antologica interamente dedicata ad Escher, incisore e grafico olandese che ne contestualizza il linguaggio artistico e racconta l'annodarsi di universi culturali. Il Macro di Roma ospiterà dal 19 settembre all'11 gennaio 2015 la mostra Europe Up di Tobias Rehberger, uno dei più interessanti artisti tedeschi sulla scena internazionale dell'arte contemporanea. Disegni, collage, stampe ed opere su carta dalla Deutsche Bank Collection, realizzati tra il 1991 e il 2003. Siamo alla fine di questa puntata. Musa TV torna come sempre la prossima settimana. Se volete potete rivedere i nostri servizi sul sito adnchronos.com alla sezione Multimedia Musa TV. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.